Mister, la prima domanda è di Luca Di Falco. Il giorno, la terza gara settimanale è sempre quella più pesante. Cosa chiede ai giocatori sotto il profilo mentale per proseguire questo filotto nel solco che avete individuato? Ah, sì, in effetti condivido, la terza è sempre la più difficile, più pericolosa, soprattutto ai nostri livelli con delle squadre formate da molti giovani, quindi sono degli impegni molto particolari e delicati. Quello che abbiamo cercato di fare, più che di chiedere ai ragazzi, è quello di cercare di distribuire le forze all'interno della settimana. Poi è chiaro che non è facile, quindi ci sono dei giocatori che sono chiamati a veramente un terzo impegno molto, ma molto particolare. Dobbiamo essere lucidi, cercare di fare le cose semplici. Io direi di pensare, è vero, a qualche buon risultato che abbiamo fatto, ma perché sia solo motivo per cercare di continuare a crescere e credere nel lavoro che stiamo facendo. Non vuole essere sicuramente un punto d'arrivo, aver fatto qualche risultato, ma direi proprio un punto di partenza. Marco Tresca, ultima domanda, Varese News. La Pro Patria arriva da quattro risultati utili consecutivi, una solidità ritrovata nelle retrovie e l'attacco che a Legnago sembra essersi sbloccato. Quale di questi aspetti le dà maggiore soddisfazione e cosa invece pensa sia necessario fare domenica allo Sperone per continuare a tenere alta l'attenzione e evitare un passo indietro rispetto a queste buone prestazioni? Ma allora, direi che sono dei numeri che dobbiamo prenderli non come dei numeri assolutamente definitivi, soprattutto quelli dei gol fatti, perché è un numero di gol molto basso. Sicuramente nelle difficoltà ci siamo compattati, ci siamo riordinati un po' le idee e abbiamo pensato che il primo passo da fare fosse quello di avere un atteggiamento difensivo sicuramente diverso dalle prime partite. I numeri di queste quattro partite ci dicono che siamo sulla buona strada, ma è troppo poco. Per fare valutazioni c'è bisogno di più tempo, però pensiamo che la strada sia quella giusta. Per quanto riguarda domenica è una partita molto pericolosa perché è la terza in una settimana, perché l'avversario è qualitativamente molto alto e poi penso che la Pro Vercelli sia tra tutte le squadre di prima fascia quella che ha più giocatori che negli episodi possono incidere. Cioè, faccio un esempio, come un centravanti che con mezza palla può cambiare la storia di una partita. Ha dei centrocampisti come Manuello che quando si inseriscono da centrocampisti di categoria superiore. Gatto è un giocatore che nell'uno contro uno, quindi è una partita che dobbiamo sbagliare pochissimo, giocare molto di squadra, come abbiamo fatto nell'ultima partita, ma dobbiamo farlo ancora meglio e poi tenendo conto che è la terza partita, quindi l'aspetto della concentrazione dobbiamo riuscire a reggerlo fino al 95.